2013 è stato un anno orribile dal punto di vista dello spostamento forzato di popolazioni. È stato l'anno che dal secondo conflitto mondiale ha visto il più alto numero di persone scacciate dalle proprie abitazioni, oltre 50 milioni di persone. Noi dobbiamo ottenere un grande risultato, che l'Europa vada in Africa e organizzi lì, nei paesi di origine e transito dei migranti, un sistema che consenta che non partano e che organizzi le cose in modo tale che invece chi ha diritto allo status di rifugiato o chi è in fuga da guerre e persecuzioni possa avere lì una precisa identificazione. Si tratta di anticipare, cioè di avvicinare la possibilità per i profughi, per i fuggiaschi, di richiedere protezione già nei paesi africani dove si addensano i flussi di persone che scappano da paesi dove ci sono situazioni di guerra civile, scontro etnico, di conflitto tribale. Che cos'è questo reinsediamento? Esiste già, non ci dobbiamo inventare niente. Significa che gli organismi internazionali nei paesi di transito fanno le interviste ai richiedenti asilo. Quelli che hanno bisogno di protezione vengono poi, come dire, messi in condizione di poter essere inviati in altri paesi. C'è anche una direttiva Frontex, c'è anche un mandato Frontex che può essere rivisto, una direttiva europea sulla protezione temporanea che non è mai stata attivata. Ad esempio, iniziare a comprendere che chi arriva sulle nostre coste richiede asilo non all'Italia ma all'Europa e che come tale probabilmente si dovrebbe attivare tramite le direttive che già lo consentono dei sistemi che riconoscono un asilo europeo. Il nostro obiettivo, il mio obiettivo, è che Mare Nostrum, che ha avuto una origine temporanea e transitoria, venga assorbito da un'operazione di Frontex, cioè si chiuda Mare Nostrum e l'Europa prenda lì nel Mediterraneo le proprie responsabilità con le navi di Frontex e dell'Europa. Il mandato di Frontex deve poter essere anche quello di fare search and rescue, cioè monitoraggio e soccorso in mare. Abbiamo visto le ambasciate dei paesi democratici sempre assediati da coloro che cercavano riparo, rifugio, protezione. È ovviamente un rischio, non c'è il minimo dubbio, ma si tratta di operare attraverso personale adeguato, attraverso mezzi e risorse sufficienti, partendo però da un dato fondamentale. Questa politica o è dell'intera Unione Europea oppure semplicemente non è.